Ciao ragazzi, bene, allora volevo trattare con voi un tema che si può dire sia uno di quei temi che mi è sempre stato più a cuore, ovvero la salute psicologica dell'animale. Noi ormai ci siamo abituati a concentrarci sulla salute fisica. Sono mai stati aperti migliaia e migliaia di studi di veterinari, cliniche veterinarie, perché laggiù quando il cane sta male noi corriamo dal veterinario, e il veterinario normalmente è un chirurgo, ma non solo, è un po' come il medico che noi utilizziamo per i nostri figli, ormai lo utilizziamo per i nostri cani. E poi ci sono già ormai tante specializzazioni. Diamo poca importanza alla salute mentale dell'animale, proprio alla salute psicologica dell'animale, e vi potrei dire che dopo tanta esperienza con i cani, la maggior parte di tutto, l'evolversi del nostro cane, anche l'evolversi della sua salute fisica, dipende proprio dalla sua salute psicologica. E cosa possiamo fare noi per cercare di mantenere intatta la salute psicologica del nostro cane? Dobbiamo cercare di conoscere quelle che sono le sue reali esigenze, quelle che lui si aspetta da noi. Ieri sera ho fatto questa Zoom mensile con quelli che sono i miei allievi, i vari professionisti, eccetera, e ho proprio trattato questo tema. C'è questa spaccatura netta che c'è fra il cane, che può ancora vivere libero in natura ed ha tutto il diritto, fra virgolette, di essere chiamato cane, e il cane che vive alle nostre dipendenze, che la natura sinceramente non prevedeva questo, che a un certo punto noi avremmo imprigionato un animale che lei aveva concepito come animale che potesse sopravvivere a se stesso, libero di fare la vita che desiderava, di prendere delle decisioni in autonomia come tutti gli animali, e poi invece l'uomo, va a sapere per quale perversione mentale, si è messa in testa di imprigionare sto cane. Non lo ha imprigionato per poi allevarlo e consumare la sua carne, ma l'ha imprigionato per così considerarlo un compagno di vita, oppure per sfruttarlo, fra virgolette, per tutte le necessità che poteva avere e per tutti i compiti che il cane, tenuto in cattività, poteva adempiere al servizio dell'uomo, ai vantaggi dell'uomo. Ecco, è assolutamente importante però che in questa fase, che ormai dura da molti anni, che noi riusciamo a evolversi sotto il profilo mentale, intellettivo, che noi capiamo che il cane che noi abbiamo deciso di mettere nel nostro cortile, peggio ancora nel nostro appartamento, in realtà tantissime cose che lui avrebbe fatto in un certo modo, per causa nostra le deve fare, o non le può fare completamente, o le deve fare molte volte al contrario, proprio di come aveva previsto la natura. Studiare cinofilia in pratica serve intanto per conoscere che cos'è che lui avrebbe fatto se fosse stato un animale libero, che cos'è che realmente vorrebbe fare se noi glielo permettessimo, e quali sono le sue reali necessità, e che conseguenza ne può portare sotto il profilo della salute mentale e psicologica se non può adempiere a tutte queste necessità legate ai suoi istinti primari. Quindi una delle funzioni più importanti che assolve lo studio della cinofilia è proprio questo, specialmente questa cinofilia naturale che io ho creato tanti anni fa e che sto diffondendo sempre di più, è quello di cercare di far capire, ok, che al cane noi gli vogliamo bene, il cane ci tiene compagnia, diamo l'interpretazione umana che vogliamo noi al cane, compreso tanti suoi comportamenti, quasi mai l'interpretazione che diamo noi ai comportamenti del cane ha a che vedere con le aspettative del cane, ha sempre a che vedere con le nostre aspettative. Però è assolutamente importante capire che se noi gli soddisfiamo i suoi istinti, lui godrà di una, diciamo, salute mentale almeno all'incirca.
Se noi invece pensiamo solo di adattare il cane a quelle che sono le nostre necessità o ci basiamo su quelle cose che fanno tutti nei confronti del cane, beh, il cane poi a volte, tra l'altro, ce lo dimostra queste aggressioni improvvise. Quando il cane ha il temperamento, con l'aggressione, cioè ci dimostra proprio che nulla di tutto quello che noi abbiamo fatto nei suoi confronti lui lo voleva, e noi magari l'abbiamo fatto credendo di far bene, ma semplicemente abbiamo pensato da umani, mentre il cane, la natura l'ha creato animale e non l'ha creato prevedendo che noi lo potessimo imprigionare all'interno del nostro giardino, all'interno del nostro appartamento, e addirittura lo sottomettessimo e lo adattassimo a quelle che sono le leggi attuali in Occidente, che il cane tra l'altro deve essere detenuto in sicurezza sempre dal proprietario, portato in giro col guinzaglio e veramente condizionato in tutte quelle che sono le sue espressioni naturali. Quindi studiare serve, capire cosa realmente il cane vorrebbe fare della sua vita, confrontare queste informazioni con ciò che noi gli stiamo facendo fare al cane, cercando di adattare il più possibile, di magari creare delle migliorie perché lui possa vivere una situazione psicologica più serena possibile e iniziare a godere realmente di la salute psicologica, che è molto più importante della salute fisica, e spesso è proprio la causa di quando i cani poi perdono questa salute fisica, che invece siamo tutti molto concentrati, tant'è che basta che il cane non mangi per qualche ora, una mezza giornata, andiamo subito dal veterinario. Il fatto che stia perendo mentalmente, perché nulla di ciò che noi gli stiamo facendo fare è ciò che lui vorrebbe fare, è ciò che la natura l'ha predestinato, e beh, tutto, fin quando non ci aggredisce non lo vogliamo spesso capire. Studiare cinofilia invece ci dà queste informazioni ben precise. Bene, vi ringrazio tanto anche oggi per avermi ascoltato, e vi auguro a tutti buona giornata. A presto!